Oh.
Antonino, allora, piccolo problema nella prima salita di gara. Sì, iniziamo con i problemucci. Che ti è successo? E niente, la prima ricognizione mi restava accelerata la macchina e sono salito quanto per salire. E poi nella seconda la frizione si è incollata e sono dovuto fermare. Poi sono salito con gomme vecchie, ma non teneva, era assai dietro. Insomma, tutto. Però c'è da dire che dopo un anno da San Badello che non salivo sulla macchina. Bene. Si deve un po' di allenamento, ci sta. D'accordo, grazie Antonino. Grazie a te. Ciao ciao. Gruppo E2SS, ma anche di classe 1150. Scuderia Piloti per Passione, Formula Gloria, Antonino Branca. Bravo, complimenti. Il premio della classifica Under 23. Primo classificato, Formula Gloria, e ce n'è uno, Piloti per Passione, ce ne sono tanti, ma di Antonino Branca che verrà adesso magari a ritirare la sua coppa di Under 23, ok, fin quando ce li hai Under 23 ti tocca. Benissimo, grazie Antonio. E adesso è il momento più importante, andiamo a premiare i primi 5 piloti assoluti di questa gara e partiamo dal quinto classificato con la Enea Avrio Suzuki, Carmelo Barbaro, quinto. Ci sei Carmelo? Eccoti qua. Vai, veloce. Veloce come giusto. Giusto che sia, eccoti qua. Al quarto posto, con la sua Norma 2000 SC, Carmelo Scaramozzino. Bravo. E adesso andiamo sul podio, andiamo a premiare il podio che vede il pilota New Generation Racing, la Elia Avrio, per tanto tempo detto che era il primo classificato, ha fatto dei tempi incredibili. Alla fine comunque sul podio Gaetano Piria. Complimenti Gaetano. Ancora una volta poi andiamo a chiamare un amico che ne ha prese già un bel po' e continua la sua collezione con la sua Formula Gloria e classe E2, gruppo E2 SS 1150, Antonino Branca, secondo classificato. Grande Antonino. E beh, poi questa è la sorpresa, per modo di dire, perché poi che lui sia veloce, velocissimo, vincente, lo sappiamo. Questa volta però ci ha sorpreso. Ebbene, richiamiamo qua per ricevere la giusta coppa di vincitore assoluto della undicesima Santo Stefano. E premia il presidente del Team Palichè, Nicola Cirrito. Una bella famiglia di grandi piloti, complimenti.